Oggi vi presentiamo un giovane agrigentino che si è negli ultimi anni molto impegnato sulle tematiche dell'innovazione. Alessandro Cacciato, sei già al secondo libro, un grande successo, sempre in giro per la Sicilia a promuovere il concetto di innovazione. Parlaci di te. Allora sì, il lavoro che sto portando avanti e fortunatamente molto seguito è quello di poter raccontare che cosa avverrà da qui a 10 anni. Naturalmente nessuno lo sa, ma possiamo prepararci in qualche modo e questo viene attraverso la conoscenza dei luoghi dell'innovazione. E, ad esempio, ultimamente il World Economic Forum ha detto che il 65% dei bambini che oggi va alle scuole elementari andrà a fare un lavoro che ancora non esiste. Allora, come prepararci a tutto questo? Questo comporta un cambiamento dal punto di vista politico, burocratico, ma soprattutto sociale. Quindi bisogna partire dalle famiglie e cominciare a guardarsi intorno per capire il presente, prepararci al futuro, piuttosto che guardarsi sempre indietro. Perché la Sicilia ha avuto delle esperienze, delle eccezionali, per esempio ci sono delle imprenditrici che fanno dei tessuti dalla scorza d'arancia. Ci racconti qualcosa? Sì, già a partire dal 2012 circa la Sicilia ha vissuto questa effervescenza dal punto di vista imprenditoriale con delle azioni inedite, ovvero persone che appunto si sono guardate intorno, hanno utilizzato l'esistente e l'hanno mixato con le nuove tecnologie e le conoscenze, perché oggi più nessuno può dire io non lo sapevo. Tutti in tasca abbiamo uno smartphone che ci connette con il mondo. Dunque queste persone sono riuscite a fare imprese di successo anche in Sicilia, è la prima volta nella storia recente, e dunque queste buone prassi oggi devono diventare un po' sì la buona storia da conoscere, ma soprattutto capire che cosa c'è dietro per poter cavalcare l'innovazione e non subirla. Progetti per il futuro? Sto scrivendo un nuovo libro, anteprima, infatti proprio in questo incontro dove siamo oggi qui a Palermo testerò le informazioni che sto raccogliendo in giro per l'Italia, e il tema è sempre quello.